Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. Vertenza sul rischio: CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ok, allora adesso apro, mi sposto in piattaforma. Ciao Tony, buongiorno. Buongiorno a Allora, tutti. Tony, venerdì ci eravamo lasciati un po' sui minimi e sembrava venire un po' giù tutto. Oggi vedo invece un po' un'apertura positiva per gli indici, quindi sicuramente anche il FTSE MIB seguirà un po' questa falsa riga. Ora, settimana dal punto di vista macroeconomico, stavo vedendo un po' di news attese per questa settimana. Oggi è atteso l'indice dei direttori di acquisti del settore manifatturiero in Germania, poi ci sono comunque un po' di notizie sul fronte sterlina e l'indice manifatturiero sul lato dollaro, e poi mette anche investing un discorso della BCE, della Presidente Lagarde. Non so quanto poi sia comunque impattante questo discorso. E poi chiudiamo ovviamente la settimana con il non farm payroll. Tony, come impostare un po' la settimana che ci aspetta? Qui è abbastanza complesso dirlo perché è evidente, poi ci sono le varie scuole, ma io sono della scuola che l'analisi grafica è utilissima e fa la sintesi di quello che succede dall'esterno, cioè ci sono degli impulsi esogeni che poi creano delle traiettorie che i mercati scontano, specialmente se sono molto efficienti, e tramite le traiettorie che avvengono sui mercati, dettati dagli impulsi esterni, è poi possibile cercare di razionalizzare delle entrate, delle uscite, fare delle deduzioni. Quindi, evidentemente, da quello che si vede e da quello che po si poteva intuire ieri, seguendo un po' i mercati domenicali o le notizie mediatiche, il fatto che abbiano isolato il virus proprio in Italia può avere contribuito un minimo, non tantissimo, ma un minimo a calmare almeno per qualche tempo, qualche ora, una giornata, 2 giornate, l'ansia di questa virus che aveva di fatto interrotto il trend, e questo si è visto subito a partire da mezzanotte di ieri, dove i future americani, dopo aver perso a essere partiti sostanzialmente in linea con i riferimenti, lo standard pur un punto sotto, per cui il Nasdaq 100 circa lì è partito, dopo qualche secondo già superava i 9.000 punti, e poi nella notte si è continuata a progredire fino ad avere un miglioramento dello 0,80 per quello che riguarda il Nasdaq 100, 0,84 e dello 0,70 dello Standard & Poor's. Al di fuori di tutte le cose che potete sentire, perché molta gente scrive e parla di niente, la sintesi estrema di quello che succede da vedere nella mattina, specialmente lunedì mattina, lo fanno gli indici americani, perché è vero che sono quotati anche gli indici asiatici, tra cui in questo momento sicuramente anche Hang Seng, gli altri indici in orbita Cina come Taiwan, come il China 50, come il Nikkei giapponese e altri titoli.
ma la sintesi perfetta di quello che può essere l'apertura di un lunedì delle borse europee, per carità, è determinata anche dall'andamento delle piazze asiatiche, ma di fatto può essere molto semplicemente sintetizzata da quello che fanno gli indici americani, contrariamente a quello che qualcuno dice, importantissimo vedere, magari dice anche che si sveglia la notte a guardare il Nikkei, per carità, tutto è vero che può condizionare, ma è già riflesso dagli indici americani, che se sono positivi di fronte a un meno, ho visto prima la Hang Seng, mi sembra perdesse l'8%, il 7,5%, adesso non ha importanza, evidentemente se questa borsa cinese è stata chiusa un'intera settimana, gli indici già scontavano la probabilità che questa borsa oggi perdesse, visto che apriva il cash, il 7, l'8, il 9, il 10%, per di più ieri sera, prima serata o fine pomeriggio, c'è stata una presa di posizione che era abbastanza, l'aveva detto qualcuno anche qui nel seminario venerdì, della banca centrale cinese, che ha emesso oltre 160 miliardi di controvalore di dollari, in yuan non so quanti siano, comunque molti miliardi li ha messi a disposizione per gli acquisti, credo anche di azioni e obbligazioni, forse anche la scoperta dell'isolamento del virus allo Spallanzani, e insomma una serie di cose che hanno fatto sì ugualmente crollare gli indici, ma era ovviamente scontato. Infatti ieri leggevo, crolla l'Hang Seng, non è che sono dei coglioni quelli del Nasdaq che non immaginano che possa perdere il 7-8% l'Hang Seng, lo immaginano, per cui magari se perde solo il 6 esultano e il future diventa positivo. E un po' funziona così i mercati, non è che lo sappiamo solo noi, e così è successo in maniera più vigorosa di quello che era prevedibile. Adesso abbiamo gli indici americani ampiamente positivi, che sono addirittura superiori al livello quando facevamo il webinar, perché mi ricordo che il Nasdaq era intorno e noi ballava tantissimo, però veniva sotto i 900, addirittura mi ricordo 9060, 9070, comunque ci sono i grafici, e poi per scendere in serata addirittura sotto i 9000 punti, avere un riferimento finale a 9000 punti, 8, 9, 97, 75, così stesso discorso ovviamente per lo Standard & Poor's, e poi di fatto oggi stanno recuperando oltre la seconda fase della serata, ovviamente non tutto quello che avevano perso, perché le perdite erano in ordine del 2%. Per cui cosa c'è da dire per quello che mi riguarda? Io parlo poi per quello che mi riguarda, ognuno. Io ho fatto anche un post, ho visto che ci sono sempre tutti, fortunatamente nei miei post, contrariamente ad altre cose brutte che vedo in giro, le persone sono sempre estremamente educate, dicono la loro impressione, però non c'è mai quello che con arroganza vuole insegnare tutti, per cui ognuno esprime le sue opinioni, ma la verità è che c'è chi parla, che era quasi un copia e incolla, che dice attenzione, ha ragione, dice qui questi casi, le morti sono 200 e qualche cosa, i casi sono 8-9 mila, le influenze nel mondo sono 2 milioni e ne muoiono, non so, dico dei numeri a occhio, ne muoiono 10 mila a settimana, stiamo parlando di niente. C'è chi altro invece, c'è chi dice attenzione, le autorità cinesi ci nascondono questo, c'è un vocale che gira di un ragazzo deve essere di Bologna, un vocale su WhatsApp che sta descrivendo la situazione che c'è nella città di Wuhan, che i cinesi mentono, che è una cosa gravissima, c'è chi è a mezza via, insomma la verità è che nessuno sa niente, la situazione può essere decisamente grave o può essere una pagliacciata, può risolversi e come qualcuno dice tra 10 giorni manco ne parliamo più, può non incidere, questo ve lo dico per esperienza, perché quando ci sono i mercati finanziari, ognuno dice le sue idee, può sembrare autorevole, no, ma nessuno sa niente. E quei pochi che sanno qualche cosa saranno 10 persone al massimo delle autorità cinesi. E forse manco loro. Per cui è inutile stare a dire
Io ho detto solo che è un problema indefinibile, basta. Per me è un problema indefinibile, può essere già risolto, qui faccio come i grandi analisti, o può salire, o può andare su, o può andare giù. Per me è indefinibile, per cui può essere quasi, come qualcuno ha scritto, un complotto per affossare i cinesi, per enfatizzare i media, fino a essere un disastro. Io proprio non ne ho idea, sono sincero. E partendo da questo presupposto, evidentemente, la circospezione, l'attenzione che deve essere fatta nell'operare in borsa deve essere massima, perché non sappiamo niente e evidentemente questo è un market mover. Evidentemente oggi, siccome poi gli indici americani erano in un tiro eccezionale, avevano fatto i record addirittura giovedì sera con Amazon, il Nasdaq era arrivato di nuovo a 9,250, per cui insomma lo Standard & Poor's è arrivato oltre 3,3, erano in tiro, e in questo momento di contrasto clamoroso tra trend rialzista all'estremo livello e notizia imprevista indefinibile, si sta creando molta molta volatilità. La volatilità è figlia di incertezza. Come agire è difficile, perché uno rischia, è vero che per operare in borsa bisogna rischiare, il rischio è essenziale, però, come dire, è evidentemente molto ma molto possibile sbagliare. Quindi, per rispondere alla domanda che aveva fatto inizialmente proprio venerdì scorso Giuseppe Ciricola, può darsi che con le size adeguate la logica adesso più che venerdì, visto che è passato un weekend ci siamo schiariti un po' l'idea, la logica anche del tergicristallo di andare a cercare degli eccessi anche rialzisti. Io ieri sera, poi vedendo anche i future delle altre cose, ho pensato, vedrai che potrebbe salire. Ho provato a fare degli acquisti, ma mi sono messo veramente basso, l'ho sfiorato inizialmente, poi è partito tutto, per cui non me la sono sentita. Poi mi sono svegliato stamattina e ho visto un rialzo che comunque avessi comprato ieri avrei guadagnato, però non l'ho fatto, non avrei spinto al ribasso, ho la mia posizione in opzioni che va già bene così, e quindi sono rimasto fermo in questo momento, insomma non ho fatto neanche un'operazione. E vediamo come agire, visto che tra un minuto parte un po' tutto. Qui abbiamo l'Italia un po' particolare, perché abbiamo il prodotto interno lordo, ricordiamoci, che è uscito, che ha dato un brutto segnale e ha fatto sì che l'Italia sottoperformasse. Però anche qui l'Italia, siccome ha sottoperformato in genere, l'avrete notato tutti che opera sull'Italia, quando sottoperforma o sovraperforma, perché l'Italia è un cavallo impazzito, tende un po' a compensare. C'è anche la notizia però del PIL, che ovviamente non è gradita da nessuno e quindi potrebbe operare, vediamo, è difficile. Io personalmente, se faccio una cosa, la faccio con voi qui, anzi altrimenti non accetterei neanche l'affatto di fare il webinar, perché io riesco a operare tranquillamente anche quando ho a seguire, quando faccio i webinar, per cui se faccio qualche cosa lo dico. Potrebbe, guarda, io sono qui sul FTSE MIB, io mi metto in acquisto a 2,80, ecco, 23,280 mi metto in acquisto. E mi metto in vendita a 23,395. Ecco, fatto sta finezza qua. Vediamo se mi insaccano. Anzi, vedo che... Quindi mi ha anticipato un po' la domanda che ti volevo fare, quindi è un po' una tecnica tergicristallo. Sì, ma non hai sentito bene. Ho detto stavolta ti sei perso un passaggio, perché l'ho detto. Sposto l'acquisto, perché vedo che c'è il baricentro che sta scendendo, sposto l'acquisto a 2,40, 23,240. Sì, l'ho detto in partenza di trasmissione. Dico, questa volta la domanda che mi ha fatto Giuseppe Ciricola venerdì,
della logica del terzo cristallo, oggi, visto che c'è questa incertezza dove nessuno sa niente, nel senso sia positivo sia negativo, ho installato proprio preventivamente a 23.240 in acquisto e a 23.395 in vendita. In vendita mi metto anche più sotto perché ho visto che si è spostato il baricentro di acquisto e mi metto a 3.60. Ecco, dichiaro ufficialmente, e qui rimango visto che sono le 9, sono a 23.240 in acquisto, per cui appena sopra il riferimento, e a 23.285. Così, a occhio, l'Italia parte esattamente come il DAX. Ecco, in questo momento siamo col DAX a 13.040 e l'Italia a 23.3, diciamo 23.310, 3.15. Esatto, io vedo apertura CFD TICMIL 23.320. Perfetto, perfetto. Sì, perché ricordiamo che il TICMIL è attaccato all'indice, l'indice quota qualche punto in più del future. Però siamo lì, diciamo che sono i livelli che hai dato. Infatti è un piacere fare le trasmissioni quando siamo lì con gli indici, così non confondiamo. Il DAX quota circa uguale, per l'esattezza quota in questo momento, ma direi uguale, due punti in meno a seconda, sì, però ci orientiamo. Per cui niente, per dirla come va detta, io mi sono messo a 23.240 idem, che corrisponde a 23.250 TICMIL, diciamo, in acquisto, e a 23.360, che corrisponde a 3.70 TICMIL in vendita, e me ne frego. Questa è una cosa che faccio tranquillamente. Me ne frego di quello che succede. Dico, ho battezzato che è una giornata incerta, mi metto avaramente a sinistra in acquisto e avaramente a destra in vendita, conscio che la volatilità possa proseguire, per cui la volatilità, come deve essere intesa, che non vuol dire solo ampiezza della candela daily, come erroneamente viene insegnato e qualcuno crede. La volatilità non è l'ampiezza assoluta della candela daily, perché io sento molte volte dire ci sono 800 punti tra minimo e massimo in giornata stravolatile. In genere è così, ma la giornata è stravolatile perché può succedere che apre, non so, come oggi a 23.3, poi finisce a 21.8, la candela è di 1.500 punti, ma se c'è stata solo vendita diventa direzionale. La volatilità si ha quando sostanzialmente scende, poi recupera, poi addirittura sale, poi riscende, poi recupera, quando magari si sta anche a 500-600 punti o 500 punti di minimo e massimo, ma c'è un po' di recuperi e contro recuperi. Ecco, questo lo rispieghiamo un po' di concetti delle 24-25 lezioni che per ora abbiamo fatto. Purtroppo quando diventano 25 ogni tanto mi devo ripetere, anche se chi segue sa che siamo sempre molto attaccati al pezzo a quello che succede, per cui le lezioni di fatto vengono molto differenti. Se uno battezza, ripeto, la volatilità, l'incertezza, non la direzionalità ovviamente, cercare di scucchiare da sotto, un po' come anche fa Cericola, l'abbiamo visto l'altra volta, giustamente, dice Antonio, mi metto più basso, io ho detto no, sta attento che oggi può essere direzionale in basso, in effetti poi è sceso tutto fino ai minimi col FIB che ha visto 2300, addirittura col Nasdaq che è sceso sotto i 9.000 punti, con lo Standard & Poor's che è andato ben di sotto ai prezzi che erano, ma oggi potrebbe essere più in modalità sinistra e destra. Vedo che il FIB è arrivato, purtroppo non mi ha preso, è arrivato fino a 2,60, ieri era 2,40 e adesso è ritornato ai parabolici di apertura. Il DAX oscilla molto, in maniera molto simile al FIB, per cui si sposta tra 40, 45 e 30, più o meno anche gli indici americani. Non ci sono grosse intensità di volumi, io non vedo grossi volumi, vedo però molta indecisione, piccoli pezzi sul book ufficiale, cioè non degli scambi violenti,
si è un po' in punta di piedi. Ecco, si è un po' in punta di piedi. L'Italia sta leggermente più sotto performando, un po' più, la vedo un po' più in leggera dissonanza sul resto, probabilmente ancora peserà questa notizia dell'indice. Vediamo che l'ENI, titolo ENI, secondo titolo più importante, infatti non riesce a trarre positività, rimane a un prezzo bassissimo, 12,65, i bancari più 0,01, più 0,1, per cui diciamo che è una riunione in trasformazione, in fieri, come diciamo. Personalmente, non per dare l'idea più di grosso livello, credo che questa storia del virus ancora, però credo, io penso quello che dico, credo che non sia terminata, perché la pressione è ancora notevole, tant'è vero insomma che oggi il mercato cinese alla fine è un meno 8, un meno 7, adesso non lo so bene, ma lo sta perdendo. Adesso lo vado a vedere, guarda, vado a vedere cosa fa l'Ansa. Nel frattempo, perché il FTSE MIB per me è troppo grosso come contratto su questo conto, e ho shortato il DAX, che è arrivato un po' a livello dove volevo un po' provare lo short, per rivedere i minimi, vediamo un po'. Ci sono un po' di domande, Tony. Vai. Allora, intanto Pietro che faceva, ti chiedeva su quale ragionamento era dovuta l'operatività, hai spiegato che comunque il fatto del, poi tra l'altro Pietro ti invito a rivedere le tante registrazioni che ci sono, dove Tony poi ha spiegato anche la logica che noi abbiamo denominato Tergicristallo, dove abbiamo spiegato appunto qual è la logica che c'è dietro sul ragionamento di questa operatività. Non so, Tony, se vuoi aggiungere qualcosa, perché lui ti chiede con quale ragionamento fai queste. Io adesso Pietro non so se ha mai seguito. Ovviamente, se uno non è mai seguito, lui pensa che ragioni come tanti autorevoli, molto più bravi di me, colleghi, che vanno magari alla rottura del 23,210 shortare o alla, per cui non capisce bene quello che dico. Invece io sono dell'idea che se uno battezza il mercato volatile o in congestione, è meglio agire contro trend o magari in coerenza col trend primario, ma contro trend nelle fasi minuto dopo minuto, e quindi agire contro trend vuol dire piazzarsi su una forchetta di valori in acquisto sui prezzi stabiliti prima bassi e in vendita sui prezzi stabiliti prima alti. C'è la registrazione, io prima di partire ho indicato 23,240 un acquisto, 23,360 una vendita, con quella logica lì. Però io continuo a vedere il mercato, perché se uno sta qui sulle piattaforme vede, e ritengo di abbassare un pochettino l'Italia, visto che non mi ha colpito, perché c'è una regola che adesso vi spiego, e che è una regola antica ma funziona, che quando voi siete piazzati vi sfiora, in effetti è arrivata a 2,50 e io a 2,40 l'ufficiale, vi sfiora e poi ritorna su e non vi prende, il mercato ha fatto un test ribassista nella tua area dove eri posizionato, semmai dovesse ritornare su quell'area lì, su quel test che prima è stato fallito, il test lo prova leggermente più sotto. Quindi, se vengo sfiorato, piazzato a 2,40, ma non vengo eseguito come in questo caso, vi do proprio la diretta, io mi piazzo veramente a 23,215, un po' sopra il supporto classico del numero tondo, 23,2, 23,215. Io vi spiego quello che faccio tutti i giorni, che poi si possa essere insaccati, eccetera, è evidente che è così. Purtroppo, per rispondere ancora all'interlocutore di prima, Pietro, mi sembra, quello che è vero è che devi essere capace di battezzare la giornata. E evidentemente questo tipo di logica che noi chiamiamo del tergicristallo è una logica che va benissimo quando tu battezzi che ci sia indecisione sui
Prezzi, ma quando è che c'è indecisione di prezzi? In una situazione come questa, dove abbiamo un trend primario dell'America, ma anche di tutti gli stili mondiali, eccezionalmente forte al rialzo, ma una nuova notizia, un fatto esogeno dal mercato, come questo del coronavirus, che destabilizza quello che erano i presupposti di un trend fantastico. A questo punto si genera l'incertezza e siccome venerdì abbiamo avuto un crollo degli indici, un crollo, una forte presa di beneficio su tutti gli indici di circa 2, 2,20, 1,80%, il fatto di avere dei prezzi nuovi bassi genera una conflittualità tra chi golosamente vuole approfittare di questo trend fantastico andando a comprare a sconto, e chi è convinto che prima o poi uno storno mercato lo debba fare prendendo, ad esempio, lo spunto da questo coronavirus. E questa è la mia logica, che per me è così per forza. Cioè, quello che dico. Poi, da qui, trasferire questo tipo di logica in operatività vincente è difficile perché i mercati sono aleatori. Per tutti. Avere qualche vantaggio statistico o vantaggio probabilistico nell'operatività facendo così per me è giusto. Per cui se io adesso compro 23,215, poi mi saccano e vado a 150, può succedere benissimo. Può succedere benissimo. Però tendenzialmente vi spiego anche questo fatto del test, no? Quando vi sfiorano per un punto, per un tick, per due tick, è logico che il mercato procede a sinistra e a destra in maniera automatica perché ci sono vari operatori che fanno delle battaglie senza accorgersi tra di loro e prova dei livelli, no? Continuamente li prova, fa dei test. Al momento che un livello viene respinto e si risale su in questo caso, il test successivo avviene su un nuovo livello che in genere è posto, se noi parliamo di trading a 10 minuti, è posto a un livello inferiore. Ecco perché uno tende, se vuole acquistare in una fase orso, andare a cercare i minimi appena visti perché il mercato può testare nuovi livelli. In questo caso, dopo aver fallito il 204, il 250, il nuovo test io lo suppongo sulla resistenza di 23,2. Perché dico resistenza? Perché in genere il numero tondo funge un pochettino la resistenza e mi metto a 23,215. Questa è una logica molto spartana, ma non sofisticata, ma non vedo perché fare i sofisticati. Ecco, tutto qui. Ci sono altre domande? Sì, tante. Vai. Allora, Roberto poi risponde, ma scusa, quando non c'è nulla non è meglio fermarsi? Beh, insomma, nulla. Allora, no, non è male quello che dice Roberto. Sì, Si può no, fermare. assolutamente. Oggi ho un impegno con cosa dico, mi fermo. Cioè, provo ugualmente a spiegare quello che faccio. Cioè, io non, sono d'accordo, che se uno non ha idea, ma Roberto è un direzionalista, è uno che ha seguito altri corsi o altre idee, secondo me, da come parla, perché lui crede solo che si possa comprare sul trend da come parla, per cui se non c'è un trend ben definito non si fa niente. Benissimo, può fare anche benissimo così. Meno operazioni si fanno, meno si rischia e meno si perde. Per cui su questo io sono pienamente d'accordo. Assolutamente. Poi ti chiedono, è possibile un'eventuale strategia per Eurostox? Lo segui l'Eurostox? Sì, ma oddio, lo seguo, Dovrebbe non ci ho, servire. però lo seguo. Lo seguo, ma non glielo Beh, è un posso po' dare. lo specchio del DAX attualmente come Sì. impostazione grafica, vedo che ho È uno dello un specchio po' il del DAX. DAX con un po' di bancari in più, però, c'è molta componente bancaria. Dunque, però le logiche dell'Eurostox sono identiche a quelle del FIB, tra l'altro vanno molto insieme oggi FIB, DAX e anche Nasdaq 100, li vedo,
comanda l'America, i future americani, vedo che scende il Nasdaq 100, ripeto, io preferisco guardare il Nasdaq 100 allo Standard & Poor's, perché vedo una maggiore logica, cioè c'è maggiore intensità di volatilità, maggiore, mi è più semplice, forse perché vale 9.000 punti e non va, vedete il test fallito, adesso è arrivata a 25, io mi tolgo ancora perché mi ha sfiorato, perché io voglio scucchiare da sotto e mi metto avaramente a 190. Non perdo, io, Roberto involontariamente ha detto che quello che sto facendo io, volontariamente o volontariamente, meglio non far niente, ma se io ogni volta che fa un test mi indietreggio, evidentemente non ho voglia di ficcarmi in delle situazioni in cui effettivamente non c'è niente di chiaro. Intanto è stato bravo Giuseppe che ha fatto un bellissimo short ex ante dichiarato sul DAX alla ricerca dei minimi, bellissimo. Io ovviamente per le logiche che ho spiegato prima è arrivata a 2.20, ero a 2.15, è rimbalzato a 2.40 e mi sposto veramente a 190, 23.190. Per quello che riguarda l'Eurostox, le situazioni sono identiche a quelle precedenti, do dei livelli perché non mi piace tirarmi indietro. Per me un punto di acquisto, lo do macro della giornata, può essere intorno a 3.623, mi riferisco all'Eurostox scadenza marzo, è una vendita, va benissimo, 48-49. Cioè l'orientamento che sta avvenendo in questi primi 17 minuti di contrattazione è evidente, c'è un forte ritracciamento del Nasdaq che ha perso addirittura 27 punti perché era 77 quando parlavamo. C'è un forte ritracciamento rispetto al valore d'apertura del FIB e un forte ritracciamento anche del DAX. Evidentemente, ecco, qui la logica tergicristallo ha funzionato perché eravamo su un eccesso di recupero e c'è un ridimensionamento del recupero. Non è improbabile che questo ridimensionamento possa andare in eccesso, smettere di andare nella direzione sud, e possa anche avere una controreazione. Questo è quello che dico io, ma lo dico io, se uno ha un'idea differente, ha la stessa probabilità mia, malgrado io abbia più serie, ha la stessa probabilità mia, questo deve essere chiaro, solo che cioè, è anche divertente, vedete adesso ha fatto 200, se uno rimaneva 2.15 facevo 2.40, magari c'erano 30 punti con un FIB grande su 150 euro, io già li portavo a casa in questo clima. Ma facendo, se uno segue questo webinar lo rivede, facendo così limita i rischi, perché come diceva Roberto, se non c'è niente di particolarmente chiaro meglio non giocare. Di fatto se te ti metti e ti sposti via via eccetera, limiti costantemente i rischi, però insomma poi anche non puoi fare niente, però siamo qui, dobbiamo passare 3-4 ore insieme, a me fa piacere ugualmente cercare di dire qualche cosa e farvi notare le cose che noto. Notiamo, vedete che stavolta 215 era un prezzo bellissimo perché stavolta il FTSE MIB ha rimbalzato e si è riportato addirittura sopra di 60 punti dai minimi, perché ha fatto 23.2, siamo a 23.260, adesso 255. Anche lo stesso DAX è rimbalzato. I livelli dell'Eurostox li abbiamo detti sempre con quella logica lì, comprare quando sembra che vada tutto nel fosso, ma lo devi mettere prima, piazzare, poi se ti sfiora scendi un altro po', tutto al più non giochiamo a niente, non si fanno danni. E tutto più. Invece Giuseppe, te che obiettivo hai con quei mini DAX? 9,60, 9,70? Ma io mi piacerebbe andare a rivedere il minimo di venerdì 12.880. Sì, perché sono entrato abbastanza leggero, quindi vediamo un po' se riesco a costruirmi una posizione un po' più grande, quindi lo lasciamo lì, tanto sono entrato con un lotto di DAX che sono un euro appunto, quindi molto molto
basso. Poi, Tony, ci sono anche altre domande? Allora, Alessandra, che vedo molto attiva con diverse domande. Brava Alessandra, mi fa piacere. Allora, Alessandra dice: sono entrata long sull'indice cinese, crede che potrà colmare il gap down del 27 gennaio. Beh, Alessandra, siamo in due perché anch'io, come vedete, la piattaforma già venerdì sono entrato long su questo indice. E l'obiettivo, sì, anch'io, vedi, ho impostato questo livello a 27.530, che è appunto la chiusura del gap. Vediamo se ci riusciamo. Tony, vuoi aggiungere qualcosa sull'indice cinese o qualcosa che No, segui? ecco, il gap, attenzione, attenzione, però di quanto è a livello percentuale quel gap? Poi vi dico quello che penso sul gap, che qualcuno lo sa, che ci, Oddio, è se è importante, è il gap. lontana, è un obiettivo di lungo termine, perché farlo non lo farà in un giorno, 2 giorni, lo farà Allora, forse in Alessandra, qualche. grazie per la domanda, ti spiego quello che penso io. Allora, ovviamente la borsa cinese è stata chiusa tutta la settimana scorsa. Una settimana dove l'abbiamo visto di tutti i colori, con gli indici recuperare, poi scendere, recuperare, poi scendere e adesso insomma stare sui minimi. Evidentemente l'indice cinese, che è anche il protagonista della sventura, è quello che più assorbe tutto e quindi stando fermo a 5 giorni non ha avuto il tempo di metabolizzare tutto il casino che è successo con questa influenza. E ovviamente l'incertezza regnerà, se regna qui, figuratevi in Cina. Non avendo potuto metabolizzare in 5 giorni tutto quello che è già successo in Europa e negli Stati Uniti d'America, cioè perdite dell'ordine del 2-3% rispetto ai massimi, evidentemente oggi, malgrado ci sia stata la banca centrale cinese che ha iniettato 150 miliardi di controvalore di liquidità, o li sta iniettando, adesso non so bene quale sia il piano, l'apertura è stata in diretta. Ma è un gap non giornaliero, non fisiologicamente recuperabile subito. Per carità, potrà essere recuperato. Allora, per quello che riguarda me, allora, io no, sto guardando che mi si ferma sul livello, vedete, io Sì, oggi sto Tony, io facendo aggiungo solo una cosa sul CFD dell'indice cinese. Il discorso di mettersi long, vi faccio notare che lo swap è positivo, quindi vi accreditano ogni notte sull'indice cinese una parte appunto dello swap, e quindi è lo swap positivo. Quindi se restate long sull'indice cinese, ogni notte incassate lo swap, mentre se siete short ovviamente vi viene addebitato. Quindi in questa logica qui, costruirsi una posizione rialzista sull'indice cinese, a mio avviso, ovviamente con size piccole, quindi non andandosi a giocare tutta l'intera posta con un'entrata, ma magari dividendola su più livelli, avete anche un po' dalla vostra parte lo swap positivo, quindi è una cosa che secondo me può valere dal livello Di di che rischio. utilità insomma la banca cinese? Perché c'è questo swap positivo andando long su un indice? Voi perché dovete utilizzare CFD con TIC 1000, quindi avete l'indice, avete l'accredito sullo swap in È questo una caso. figata. I paladini, cioè, è strano avere uno swap ottimo TIC 1000 che fa un No, praticamente è c'è una una. cosa che molti non sanno, quindi da valutare anche quando si vuole costruire qualcosa, appunto, questo può essere poi. Interessante. Allora, no, spieghiamo perché ci sente lo swap una sorta di compensazione che si ha quando, ad esempio, nei cambi il tasso di interesse di una valuta è maggiore di un'altra, per cui chi compra chi va long sulla moneta che costa ha una penalità rispetto a shortarsi su una moneta che non costa niente, e quindi viene Esatto. recuperata un po' il differenziale del tasso di interesse. In questo caso dell'indice imparo qualche cosa anch'io, non ne avevo idea esistesse questa possibilità di averlo swap. Immagino che, ma è sempre lo swap sulla Cina, ti danno? Sì, va controllato Sempre. comunque giornalmente, va perché comunque possono cambiare gli swap, però su tutti gli indici c'è questa logica qui. Poi perché sui future non avendo swap sui future perché ha la scadenza ogni 3 mesi, quindi Beh, è una cosa è interessante. Dico una questo. caratteristica di CFD, quindi è molto Dovevo finire con il gap, perché è importante la conclusione. Intanto sposto, siccome ha fatto 200, sposto
a 23,170 il mio acquisto di fibra. Allora, a questo punto parliamo di un gap anomalo. Secondo me, la chiusura del gap non è detto assolutamente che si abbia neanche entro quest'anno, perché è un gap così anomalo e così distante che avere la presunzione che l'indice Hang Seng torni al livello di 8 giorni fa, dopo il casino che è successo con questo, è una bella presunzione, ma ci potrà tornare senz'altro col tempo. Per cui, come ha detto anche Giuseppe, non è da oggi a domani. Sicuramente, però, e finisco, ci saranno, per chi non avesse operato già in questo modo, quando l'indice, semmai, ritornerà in forma perché il virus viene sconfitto, perché bene o male, prima o poi si snobberà sta storia che sta succedendo e l'indice cinese tornerà quel panzer che è diventato e c'è una certa direzionalità constatabile. Ecco che magari a un meno 3, a un meno 2% di chiusura gap, anche io stesso, se me lo ricordate, opererò long perché in quel caso proprio la convinzione degli operatori e i meccanismi di mercato fanno sì che i gap si chiudano. Per cui i gap si chiudono spesso e volentieri, ed è una bella logica, solo quando sono abbastanza vicini. In questo caso, che sono lontani, ci sono dei gap C'è da ancora soffrire. aperti. C'è il famoso gap Macron sul DAX, mi sembra sia stato 2 anni, sull'Italia 1 anno e mezzo, c'è Anche stato un gap giorno dopo. 2 euro-dollaro che si è chiuso l'anno scorso, che mi ricordo perché una volta che Macron sconfisse Le Pen, l'euro-dollaro aprì a 1,8, 1,8 e mezzo e ci fu un gap a 1,6 e mezzo, 1,6 e 40 che è durato 3 anni. Per cui insomma, diciamola tutta sul gap. Però quando si odora ed è abbastanza vicino, quello è effettivamente un bellissimo modo di ragionare. Per Alessandra, dimmi pure quelle altre di Alessandra. No, Alessandra, poi allora perché ci sono altre? Allora, la domanda di Alessandra era anche sull'Eurostoxx, quindi abbiamo già risposto. Perché non vorrei ripetere poi. Allora, Alessandra chiede: quindi il coronavirus funge da una specie di dazio cinese che terrà i mercati in ansia? Poi ti chiedono, visto che mancano 3 minuti, Tony, in base un po' a quello che già anche hai detto, decidi tu un po' a chi dare la precedenza, perché ti chiedono anche una view sull'oro e ti chiedono perché secondo te è anomalo il gap sull'indice cinese, immagino. E poi Pietro comunica che la Cina emetterà 150 miliardi di liquidità, come abbiamo detto, e chiede se c'è da aspettarsi un long su dollaro, appunto, yuan. Ce l'abbiamo sul Tecmil, sapete che non. Allora, rispondo velocemente a tutte e tre. Oro, evidentemente oggi perde 10 dollari all'oncia perché il livello di tensione che si era raggiunto venerdì sera è decisamente differente. Venerdì sera gli indici rotolavano e hanno avuto questa prima parte di mattinata in discreto recupero, perché anche il Nasdaq 100, che pure è sceso 30 punti, vale 9.045 e noi l'avevamo vista a 8, 9 e 65, per cui c'è un certo livello di distinzione differente. Lo stesso DAX è a 13.020, l'avevamo vista a 12, 8, 80, non vorrei sbagliare, grosso modo queste cifre qui. Quindi quando il livello di preoccupazione, perché ricordatevi che se c'è il livello di preoccupazione, non è che c'è sempre, perché un altro errore, uno dice: ah, ma c'è il coronavirus, e i livelli di preoccupazioni arrivano a delle punte, poi permangono, ma le punte diminuiscono, altrimenti sarebbe facilissimo operare in borsa, e quindi bisogna avere pazienza, cercare di attendere oppure colpire nei momenti buoni. Sull'oro ovviamente sono sempre rialzista, per me è possibile vedere quota 1600 alla prossima. Se mai ci sarà momento di sconforto dei mercati, probabilmente era destinato a fare 1600 anche se fossero stati aperti sabato o domenica, loro sarebbe stato a 1600, perché la tensione che si vedeva anche dai CFD domenicali era verso
un'apertura in gap down, cosa che invece grazie anche agli italiani probabilmente che hanno un po' isolato il virus o altre notizie che noi non sappiamo, si è stemperata momentaneamente la situazione e quindi l'oro ha risposto dalla sua. Comunque sono sempre positivo. Poi, perché il gap è anomalo? Forse io non sono un competente analista di scrittori, è anomalo, il gap anomalo, ho sbagliato io se ho detto così e ho detto così. È il modo in cui è avvenuto il gap che è anomalo, perché una cosa è un gap da un giorno all'altro, un gap up a un gap down che avviene tra martedì e mercoledì, una cosa è un gap che avviene dopo 5 giorni, un'intera settimana di chiusura di borsa, tra l'altro era programmata, non era perché il capodanno cinese, era già programmata questi 5 giorni e non è stato il coronavirus che hanno deciso le autorità di chiudere, e quindi 5 giorni in una situazione di infernale di questo genere ha provocato, e questa è l'anomalia, ha provocato un gap regolare, ma anomalo per la sua ampiezza dovuto al fatto che le borse sono state 5 giorni chiuse. E qui penso, però mi piace il gap, è una cosa che mi piace anche a me. Io se preferisco, magari ho più ansia, chiuderlo quando si avvicinerà. Se si avvicinerà io andrò a chiudere, a cercare di chiudere il gap. Poi l'altra domanda c'era Alessandra. Dollaro era di Pietro sul dollaro yuan. Allora Pietro, sì, tecnicamente hai detto benissimo, quando una banca centrale si appresta a stampare, tra virgolette, perché di fatto stampa una propria valuta in maniera importantissima, perché 150 miliardi, pensare che la BCE adesso fa un QE abbastanza carino, non potentissimo, da 20 miliardi al mese, per cui sono 8 mesi, e l'Europa aggregata è leggermente più grande della Cina, è più grande l'Europa della comunità europea rispetto alla Cina, di poco, ma un po' più grande. C'è l'America, l'Europa e la Cina, dati aggregati di prodotto interno lordo. Per cui questa ti spara 8 mesi di QE, poi l'euro vale di più, insomma 7 mesi di QE nel giro di qualche giorno, evidentemente la pressione sullo yuan sarà enorme. E quindi la deduzione che ha fatto Pietro è corretta. L'unica cosa è che questo comunicato era abbastanza scontato, mi sembra l'abbiamo detto tutti venerdì, Giuseppe l'ha detto sicuramente, noi sappiamo benissimo che la banca centrale cinese avrà. E quindi il mercato, adesso non ho idea, sicuramente sta apprezzando questo tipo di attività, per cui anche lì purtroppo i mercati non regalano niente, bisognerà vedere se per Pietro questo prezzaggio che sta avendo lo yuan, che già sconta in parte almeno questa situazione, non sia eccessivo, perché talvolta fare le cose giuste ma già scontato il mercato porta a dei risultati negativi. Perfetto Tony, allora, per la registrazione vediamo una domanda, lo so che c'è in attesa anche quella di venerdì, anche questa qui di lunedì verrà messa sul canale di YouTube di Tikmil, quindi il consiglio che vi do è di iscrivervi al canale, così quando c'è la registrazione venite avvisati direttamente e non dovete aspettare che io la pubblichi sui vari social, quindi vi arriva la notifica da parte di YouTube. Per il resto, Tony, io ti ringrazio e ci vediamo venerdì. Vi ricordo che siete già iscritti al prossimo, quindi non dovete reiscrivervi. E quindi venerdì poi alle 16 parleremo ovviamente sempre di mercati e se, come avete visto, ci sarà la possibilità di operare, faremo anche quello. Grazie a tutti e appuntamento a venerdì, non mancate. Grazie Tony, come sempre sei il numero uno. Beh.